Ed eccoci qui, ragazzi e ragazze, in compagnia del vostro Super Diablo Tex. Allora, possiamo iniziare su questa nuova serie che avevo annunciato alcune settimane fa. Comunque adesso andiamo, siamo nel menu iniziale. Allora, purtroppo, come si può ben vedere, il gioco è solo in inglese, quindi non abbiamo sottotitoli e roba in italiano, quindi qui andiamo in inglese. Mentre per quanto riguarda la voce dei personaggi, il doppiaggio dei personaggi ovviamente si va in giapponese, ragazzi, perché mi sembra giusto. Mentre per la difficoltà, diciamo che questa è facile per godersi la storia, normale sarà questa. Poi abbiamo... ah no, ok, e allora andiamo così, ragazzi. Andiamo così, vabbè, facile e normale. Normale, andiamo a livello normale, vediamo un po'. Va bene così, speriamo che tutto vada per il meglio. Ora regoliamo un po' l'audio insieme qui, perché il ritorno in cuffia è abbastanza altino. Quindi, anche perché poi mentre si gioca, se gli effetti sono troppo forti, ci dà un po' fastidio se devo commentare. Quindi magari mettiamo le voci a 90, la musica generale magari 75, proviamo. Camera, ok, controlli, vabbè, non mi interessa. Qui abbiamo impostato prima. Ok, ragazzi, io direi che possiamo partire con questa nuova avventura, Dragon Quest The Adventure of Dai. Quindi buon divertimento. Cazzo, Kanigami, Sekai, o scuri tamota bakari no jidai. Kono yo wa mitsu no shuzoku ga osamete ita. Sunawachi, ningen to mazoku to ryuta. Ima de koso, dragon wa monster no ishi to sarete iru ga, mukashi wa ningen ijou no chishiki o mochi, kotoba o ayatsuru mono no hou ga oukatta no da. Da ga, kono mitsu no shuzoku 世界の覇権を巡って血で血を洗う戦いを続けた。それを疎ましく思った神々は考えた。この世界を粛清するものが必要だと。竜の神と魔族の神と人間の神を集まって話し合い、ある結論に達した。それは竜の戦闘力と魔族の魔力と人間の心を持った究極の戦士を生み出すことだった。 それがドラゴンの騎士だ。いずれかの種族が時として野心を抱き世界を我が物にせんとしたら、それを滅ぼし天罰を与えるのがドラゴンの騎士の使命なのだ。そしてこの私こそこの時代ただ一人の真のドラゴンの騎士だ。だが本来この世に一人しか生まれぬはずのドラゴンの騎士一族にも例外が起こった。 それがお前なのだ。お前の力が欲しい。私の部下になれ。今こそドラゴンの騎士としての使命に目覚め、私と共に人間を滅ぼすのだ。俺に部下になれだって？人間を滅ぼせだって？ふざけるな！ふざけてなどおらん。それこそが本来のドラゴンの騎士の務めではないか。嫌だ！俺は誰が何と言おうと人間の味方だ。 アバン先生の命を奪った魔王軍の手下なんかに死んでもなるもんか！ Vediamo un po' qui. Ok, si parte nell'immediato. Allora, ragazzi, prima di iniziare con il gameplay, volevo dirvi che purtroppo questo titolo qui da noi è uscito solo in versione digitale, quindi l'ho acquistata sullo store. Ovviamente vi daranno sia la versione PlayStation 4 che PlayStation 5. Io sul mio canale sto portando la versione PlayStation 5, giustamente. Quindi, prima di partire, vi chiedo la solita gentilezza, se per voi non è un problema, magari di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay, e se vi farà piacere, se ritenete che vi farà veramente piacere, di iscrivervi sul mio canale YouTube. Detto questo, passiamo a questo tutorial e vediamo un po' cosa ci sarà da fare, ma credo che con questa serie ci divertiremo veramente tanto. Quindi
abbiamo, ho letto tutto, quindi andiamo, insomma. Vabbè, con il solito tasto R3 analogico destro si fa il lock on sul personaggio, sull'avversario, diciamo, vedete? Quindi, e poi noi andiamo a colpire. Io andrò a colpire per schivare. Ok, con X possiamo schivare, ragazzi, possiamo schivare tutto con X, tutto quello che riusciremo a schivare. Ok. Ah, un'altra, scusatemi ragazzi, un'altra piccola premessa prima che arrivano 2000 commenti sotto il gameplay, cioè commentate il gameplay, vi dico subito che non ho visto l'anime, perché sinceramente di vedere l'anime con i sottotitoli mi dà un po', non mi dà noia, ecco, non è che amo fare, quindi non ho visto l'anime, vado direttamente con il gioco, ecco, quindi adesso ve l'ho detto e va bene così, insomma. Allora, L1, con L1 cosa faremo? Vediamo un attimino. Ah, ok, la parata, giustamente. Bisogna anche parare, bisogna difendersi. Mentre con R1 qui abbiamo... possiamo... Ah, ok. Fantastico, ragazzi, fantastico, sì. Veramente fantastico. Bene, bene, benissimo. Vabbè, benissimo. Ecco, mi sono parato e va bene così, eh. Mi sono parato e va bene in questo modo. Devi star calmino, Ciccio, perché comunque mi dai abbastanza fastidio. Sì, se devo essere sincero, mi stai dando abbastanza fastidio, eh. Anche se siamo in fase di tutorial. Però non so. Allora, L2, con L2 cosa farò? Magari mi trasformo, vediamo un attimino. Qui abbiamo caricato qualcosa. Ah, ok. Ok, allora adesso me la rido io. Me la rido, ragazzi. E me la rido alla grande, quindi. Cosa deve fare questo? Non ho ben capito. Cosa aveva intenzione di fare? Non l'ho ben capito, ma sembrerebbe che l'abbiamo fermato, quindi. Ma se voglio ripristinare un po' la mia vita, lì cosa devo... Vabbè, forse adesso, come andrò a perdere un po' di vita, dovrebbe... Forse mi dirà come fare, insomma, ecco. Ripeto, siamo in fase di tutorial, secondo me, quindi... Ok, sì. Va bene. Va bene fino ad un certo punto, poi vediamo. Va bene fino ad un certo punto, raga. Ai ai ai. Sì. Ok, allora forse con R2 per riprendere energie, ragazzi, vediamo. Non è detto, Non è affatto detto. Ma dove ho colpito? Dove ho colpito, ragazzi? Ancora? Riproviamo, Riproviamo nel verso giusto questa volta. Ecco, adesso il discorso va un po' meglio, Adesso va un po' meglio, sì. なんでこんなところに。
ヒロメちゃん、それに島のみんな、なんでこんなものが浮かぶんだ。Vediamo un attimino, qui sembrerebbe che al momento non parlano più, ma adesso... Capitolo 1. Si parte subito. Si inizia veloce, ragazzi, qui. Non si perde tempo, eh. Bando alle ciance, insomma. Allora, vediamo un po' la mappa come funziona qui. In che modo... Diamo un'occhiata. Allora, lì sono le battaglie, forse... Allora, le due spade blu dovrebbero essere le missioni principali, quelle rosse le missioni secondarie e quelli, vabbè, vedremo. Comunque dobbiamo fare tutto, ecco, quello si è ben capito. Allora, menu, andiamo a regolare un altro po' se è possibile l'audio perché è un po' troppo altino, diciamo, ecco, sì. Vediamo un po' di abbassare anche gli effetti. Magari anche le voci le piazzeremo ad 80. Proviamo così, eh. Edit character. Quindi cosa devo fare qui? Dobbiamo... Devo personalizzare. Bellissimo, comunque, dai. È uno dei miei personaggi preferiti, ragazzi. Forse il migliore, quindi non devo dirvi nulla. Ok. Vabbè che non credo che adesso devo... Non credo che posso inserire chissà che cosa, insomma. Stiamo iniziando adesso, quindi... Voglio dire... Iniziamo, ragazzi, iniziamo l'avventura. Allora, per iniziare, come funziona qui? Allora, 1-1, è qui. Ok, da qui si inizia, bene. Tutto sotto controllo.育ての親の鬼面同士ブラスのもとで魔法使いとして修行する日々を送っていた。ある日、世界に一匹しかいないと言われる幻の珍獣、ゴールデンメタルスライムのゴメちゃんを狙い、偽勇者がやってくる。憧れの勇者の登場と勘違いした大興奮のダイは、偽勇者たちに騙され、ゴメちゃんを奪われてしまう。しかしダイは、 戦場でロモス王を欺き、ゴメちゃん捕獲を報告する偽勇者たちから、無事にゴメちゃんの奪還を成功させる。勇敢に戦うダイの姿に心を打たれたロモス王は、ダイをたたえ、覇者の冠を授けるのだった。しばらくして、賢者になるための儀式を受けに来たというパプニカ王国のレオナ姫、お月の司教テムジン、 賢者バロンがやってくる。何でも思った通りに発言するレオナに、当初は反感を抱いたダイだったが、行動を共にするうちに打ち解けていく。しかしテムジンとバロンは、己の欲からレオナを裏切り抹殺戦と画策する悪人たちだった。彼らの差し向けた魔の誘りを撃破したダイ。しかし敵たちはさらなる脅威、 キラーマシンでダイたちに襲いかかる。テムジンたちに対して爆発した怒り、レオナを救いたいという強い思い、それらの感情と共に発言した謎の紋章の力でダイはレオナを救い出す。無事に儀式を終わらせたレオナは、ダイと再会の約束を交わし、島を離れた。様々な事件を乗り越えたダイ。しかし、 Andiamo all'avventura, ragazzi, che dite? Allora, qui abbiamo visto, quindi adesso tocca qui. Toccherà qui adesso.
いつものように島のモンスターたちと脳を駆け回っていたダイ。しかし突如としてモンスターたちが暴れ出してしまう。ダイは急いでブラスの元へ向かうが、ブラス自身も正気を失い暴れ出しそうになっていた。ダイの呼びかけで正気を取り戻したブラスは、魔王が復活したのだと告げる。ブラスはこのままではモンスターたちがダイを殺してしまうと話し、ダイを島から逃がそうとする。しかしダイは島のみんなを置いて逃げるのは勇者のすることではないと訴える。その通り、いいことを言いますね君は、ダイ君。まあこの場は私に任せてください。ほージャナル威力よ、退け。魔法カトール。申し遅れました。私アバンディ・ジニュアール3世と申します。勇者育成業、平たく言えば勇者の家庭教師をやっているものです。勇者の家庭教師？はい。正義を守り悪を砕く平和の使徒、勇者、賢者、魔法使い、彼らを育て上げ超一流の戦士へと導くのがこの私アバンディ・ジニュアール3世の仕事なのです。これは弟子のポップです。現在魔法使いを目指して修行中の身であります。アバンはダイたちへ魔王が再び現世に復活したと告げる。そしてアバンはパプニカ王国の王家からダイを一日でも早く真の勇者に育て上げてほしいと頼まれたのだと語った。ダイはアバンから一週間で勇者になれるスペシャルハードコースを受けることを選び、厳しい修行を開始する。修行初日から巨大な岩を割ろうとしたり、アバン流基礎訓練、格闘訓練、魔法訓練をこなすなど真剣に修行に挑むダイ。訓練で最大限まで疲労したことで無駄な動きがなくなり、朝に割ることができなかった巨岩を割ってみせるなど成長していく。2日目の修行ではアバンの必殺技アバンストラッシュを会得するため、アバン流刀殺法の初歩大地斬をもマスターする。そして修行開始から3日目。一体どんな修行をするんですか？簡単です。私と戦うのです。ただし私はある魔法で君を攻撃します。ですから君もそのナイフを使って構いません。たった今から私の皮膚は鉄よりも硬くなってしまいますからね。では行きますよ、ダイ君。ドラゴラム！うわあ！先生がドラゴンに！ありとあらゆるモンスターの中でも最強の力を持つ種族、ドラゴン。それと互角以上に戦えなくては真の勇者足りえません。さあ来なさい、ダイ君。Per il momento abbiamo ancora da guardare. Ok, allora qui dove compare il libro in pratica sono delle cutscene. E qui adesso si inizierà a combattere. Bello. Piano piano, ragazzi, iniziamo a capire un po' il tutto come funziona, eh. Poi fatemi sapere se siete contenti di questa serie. Io sono veramente contentissimo. Allora, quindi adesso confermo? Possiamo iniziare? Iniziamo, ragazzi. Siamo pronti? Sono pronto. Sono pronto abbastanza, vediamo, eh. Eh beh,
graficamente bellissimo, ragazzi. Giocabilità anche buona. Buona, sì. Non ci si può lamentare. Allora, dai, cosa facciamo qui? Sì. Ok. Ora vorrei capire cosa vuole questo, Ok. Ah, forse. Ah, ok. Con i direzionali sinistra e destra, poi verso l'alto posso recuperare l'energia. Ok, quindi siamo ancora in una super fase di tutorial, ragazzi. Eh sì, siamo in fase di tutorial. E beh, via, schiva, schiva, dai. Devi schivare a più non posso. Sì, diciamo a più non posso, vai. Stai calmo però, e non farti... Non devi aver paura, dai. Non devi aver paura. Te lo dico io che devi... Devi stare abbastanza... sereno, diciamo. Diciamo sereno, sì. Molto sereno, però qui... Scusatemi ragazzi, ma l'audio continua ad essere molto aggressivo, quindi veramente molto aggressivo, sì. Oh, così dovrebbe andare meglio, E infatti va molto molto meglio, ragazzi. Eh sì. No, questo lo buttiamo giù abbastanza tranquillamente, credo, non è che... Maremma. Ullala, e adesso? Ok, quindi ora cosa dovrei fare? Vediamo un attimino. Combattiamo, tanto pian pianino faremo tutto, non vi preoccupate voi, non mettetevi fretta, quindi... Sì, vabbè. Stai calmino, ciccio, perché qui... e adesso? Devi andare giù, No, devi andare giù, punto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, attenzione. Attenzione.全く格好悪いですね。地震だ。いや、違います。この振動は何者かが島の魔法陣を破って入ってこようとしているのです。だが、波のモンスターでは一歩たりとも立ち入れぬはず。まさか。 貴様の魔法陣にはなかなか骨を折らされたぞ。やはり復活していたか。魔王ハドラ。久しいな、勇者アバン。かつて貴様はこの俺の野望をことごとく打ち砕き、アマツさえ我が命をも奪った。そうか。 勇者アバン、その昔魔王に戦いを挑み、これを倒して世に平和をもたらしたという伝説の勇者の名がアバンじゃった。まさか先生が魔王を倒した勇者だったなんて。あれが貴様の弟子か。聞けば勇者の家庭教師などと抜かして正義の戦士を育成しているらしいな。無駄なことよ、イオラ。 魔王のお前自ら出向いてくるとは、考えようによってはちょうどいい。この場でお前を倒し、世界の暗雲を晴らしてやる。ベギラマ。
何の真似だアバ。ギラとイオの呪文はこの俺の最も得意とするところ。この程度の炎で俺を倒せるとでも思ったのか。本当のベギラマとはこういうものを言うのだ。ベギラマ開発案。凄まじい威力だ。以前戦った時よりもはるかに強くなっている。なぜ？知りたいか。知ればきっと後悔するぞ。貴様は相変わらず俺が魔王だと思っているらしいからな。どういう意味だ？俺はあるお方の力で再びこの世によみがえったのだ。以前よりも強靭な肉体を与えられてな。何者だそいつは？大魔王バーン。貴様に敗れた俺をよみがえらせてくださった偉大なる魔界の神だ。今の俺はバーン様の全軍を束ねる総司令官、魔軍司令ハドラーだ。大魔王バーンこそ我が主君にして全知全能の魔人。いかにあがこうとももはや貴様ら人間では太刀打ちできん。アバンよ、覚えているか？15年前のあの戦いよ。あの時と同じ言葉を今一度貴様に送ろうではないか。俺の部下になれ。そうすれば世界の半分を与えてやるぞ。断る。お前に情けなどない。もしはいと答えてもいずれは私の命を奪うだろう。それに世界の半分を与える権力があるとは思えん。大魔王の使い魔になり下がったお前にはな。なんだと？使い魔？貴様、この俺を大魔王の使い魔と抜かしたな。もはや生かしてはおかん。弟子の見ている前で灰にしてやる。くらえ、イオナズン！アバンストラッシュ！さすがはかつて我が命を奪った王儀アバンストラッシュ。大した威力だ。だがよみがえった俺の魔力にはわずかばかり及ばなかったようだな。くっ、先生やめろ。そんなに死に急ぎたいのか、アバンの弟子よ。貴様らなど問題にならんわ。死にたくなければ引っ込んでおれ。何？血？バカな！あんなガキの剣がこの俺に流血をもたらしたというのか。気が変わったぞ。やはりアバンの弟子は一人たりともこの世に残してはおけんわ。皆殺しにしてやる。Benissimo ragazzi, qui abbiamo raggiunto il livello 2, il level up, vabbè. Non è che abbiamo fatto tantissimo, quindi non abbiamo fatto tantissimo, vediamo un po'. Va bene.
cercherò di capire poi queste carte che si equipaggiano, bisogna equipaggiarle, a cosa servono. Mi sembra di capire che sono di diverso grado, forse normali, leggendarie, epiche, non lo so, lo scopriremo più avanti. Vediamo un attimino. Allora, Claire, vabbè, andiamo avanti. Al momento si va avanti, vediamo un po' cosa succederà qui. Ah, abbiamo un altro frangente qui, frangente di storia. Vabbè, vediamo, diamo un'occhiata, vediamo un attimino di cosa si tratta, giustamente. Allora, chiudiamo tutto, vediamo un po'. Forse qui per rivedere i filmati, non so, eh. Ah no, questo è il prologo. Ah ok, sono, è il libro che ci fa rivedere i filmati che abbiamo visto fino a questo momento, insomma. Quindi una sorta di recap, si può dire. Allora, capitolo 1, ok, bene. Devo capire un attimino i meccanismi di gioco, quindi qui... Qui ancora da vedere, quindi ce lo gusteremo insieme, ci sentiremo tra poco, insomma, ecco. Yokatta. Very nice timing deshita ne. Teki wa watashi no souzou o haruka ni uwamawaru sonzai deshita. Ima no wareware no senryoku de wa katemasen. Dakara koso yatsu dake wa magun shirei hadora dake wa watashi ga kono ba de taoshimasu. そしてダイ君、ポップ、あなたたちの手でいつか必ず大魔王バーンを倒してください。まさか先生死ぬ気じゃ。アストロン、これはアストロンじゃ。体が鋼鉄の塊となり、あらゆる攻撃を跳ね返してしまう高等防御呪文じゃよ。これならみんな安全です。そこで私の最後の戦いを見守っていてください。最後だなんて、やっぱり先生、こんなの、こんなのやだよ。俺も戦う、先生と一緒に。それはアバンの印、卒業の証だ。私が一人前と認めた生徒に渡すものです。大君、君は素晴らしい素質を持った少年でした。修行が3日で中断してしまったのは残念ですが、もしあと4日間続けていたら、君は間違いなく勇者になれたと思いますよ。だからこれを授けます。あとは自分で修行を続け、真の勇者になってください。ポップ、やだ、いやだよ先生。元勇者だかなんだか知らないけど、なんでそんな無茶をするんですか。勝てない相手だって自分で言ったじゃないですか。勝てない相手だからこそ命を懸ける必要があるのです。それにね、ポップ、やっぱり修行で得た力というのは人のために使うものだと私は思います。いつかあなたにも必ず分かる日が来ます。だからその時のためにこれを預けておきましょう。先生、大丈夫、私は絶対に負けませんから。勝負だ、ハドラー。死ねー、アバー。呪文？バカな！貴様の魔法力は尽きていたはず。この呪文はほとんど魔法力を使わない。その代わりに己の全生命エネルギーを爆発力と変えて敵を撃つのだ。まさかこの呪文は。やめろ、やめるんだ。死ぬぞ、貴様も死ぬんだぞアバン。それでいいのか。ポップ、ダイ、あとは頼みますよ。
メガンテ。己の命と引き換えに仲間の命を救う最後の破壊呪文を使うとは、アバンドロ、あなたという人が。先生は命を懸けて俺たちを守ってくれたんだ。先生。先生は。やはり衰えたわ、アバンメ。自らの命を懸けたメガンテでもこの俺にとどめを刺すには至らなかった。これでもう恐れるものは何もない。魔王軍の天下だ。いまいましきアバンメ、貴様らアバンの弟子どももこの場で根絶やしにしておかなくてはな。俺のメラは地獄の炎、相手を焼き尽くすまでは決して消えん。こいつを放っておけば貴様らはアストロンが溶けた瞬間に黒焦げだ。先生は俺たちを助けるために、生き残らせるために死んだんだ。ここでやられちまったら、先生は何のために命を捨てたんだ。俺のこの命は先生からもらった命なんだぞ。Diamo un'occhiata, ragazzi, qui. Allora. Vabbè, dai, faremo anche questo scontro qui. Vediamo un attimino. Siamo pronti? Ma sì, dai, diciamo. Ah, questo posso inserirlo adesso. Vediamo un po'. Aumentano gli HP di 9 e la magia di 6. Ok, iniziamo a capire un po' a cosa servono, insomma. Ci sarà una cutscene anche adesso oppure non lo so, vediamo. Scopriremo tutti insieme. Eh sì, qualcosina succede, ragazzi. アストロンを破った。小僧、やけ死ね。メラゾーマ、巨大こんな俺の炎が。おのれ、こうなったら我が剣で撃ち殺してくれるわ。なんだこの力は。バカな。ドラゴンの紋章だと。こんなガキがドラゴンの騎士だとでも言うのか。ありえん。よくも先生を許さない。E adesso, ragazzi, qui si passa la vera battaglia, eh? Si passa la vera battaglia. Allora, L2 subito, veloce veloce, senza perdere tempo. Bene. Senza perdere tempo, ragazzi, e no. Non bisogna perdere assolutamente tempo, ci mancherebbe. Sono qui apposta, ragazzi, per fare bordello, no? Eh beh, via, andiamo. Là là, che bello.
Stai calmo, stai calmo. Comunque graficamente, ragazzi, veramente tanta roba, eh. Tanta roba graficamente qui. Giocabilità buona. Sì, non mi lamento affatto, eh. Ma cosa vuoi? Ma cosa vai cercando qui? Ecco, ho ripristinato un po' la mia vita, che non guasta ripristinare un po' la vita qui, eh. E beh, giustamente, come giusto che sia, la vita va ripristinata, ragazzi, sì. Ancora? Andiamo. Che bello. Che bello, ragazzi, eh sì. Interessante qui come vanno le cose, beh. Allora, anche questa battaglia credo che la porteremo a termine senza molti problemi. Voglio ben sperare che sia così. Allora, vediamo un attimino. Ebbene, vai. È andata? Sì. Ma certo. Ma certo. じいちゃん、ゴメちゃん、ハドラは？残念ながら逃げ帰ったようじゃ。キメラの翼を使うのが見えたわい。え？先生、先生。Ok, quindi si va al livello 3 qui. Vabbè, sappiamo benissimo, ragazzi, che nei primi livelli si fa subito a salire di livello. I primi livelli sono molto veloci. Allora, vediamo un po' cosa ho ottenuto qui. Vediamo, eh. Ho ottenuto un po' di robina. Cosa succede? Ah, forse ci fa vedere un attimino. Ci fa vedere un attimino quello che abbiamo ottenuto, insomma. Vediamo un attimino qui. Vabbè, va bene così, è inutile. Allora, ok, R2. R2, ragazzi, un attimino qui, vediamo un po', vediamo un po'. Ok, 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 chiudiamo tutto, level up, andiamo avanti, vediamo un po'. No, allora, adesso ci fermeremo, ragazzi, perché comunque il gameplay è durato, direi, abbastanza. Ok, abbiamo il salvataggio manuale che mi piace molto. Bene, allora, ragazzi, il vostro Diablotex vi dà appuntamento, però vediamo un attimino, magari possiamo inserire anche qui. Ok, possiamo inserire anche questo che fa attacco più 12. No, però aspettate, allora, vabbè, facciamo così, ci spostiamo e mettiamo anche questo. Poi lì per sbloccare livello 25, vabbè, insomma, per sbloccare gli altri bisogna aspettare un po' di tempo. Allora, ok, va bene così. Allora, ragazzi, il vostro Diablotex chiude qui questo primo episodio per quanto riguarda Dragon Quest The Adventure of Dai, e vi ringrazio di cuore a tutti. Lasciate un like, un commento, fatemi sapere se questa serie può interessarvi, tanto comunque la porterò sul canale dall'inizio fino alla fine. Vi chiedo solo questa gentilezza, se vi farà piacere magari di lasciare un like, un commento
condividere il gameplay e se vi va iscrivetevi sul mio canale YouTube. Il vostro Diablotex vi dà appuntamento al prossimo episodio che non tarderà ad arrivare, questo ve lo posso garantire. Grazie di cuore a tutti per il vostro supporto e appuntamento con il prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima!